gioia, entusiasmo, felicità e tanti ospiti hanno chiuso l'ottava edizione del Roma Fiction Fest, un appuntamento molto importante, un festival internazionale che vuole consegnare riconoscimenti prestigiosi ai protagonisti della fiction, che vuole ridisegnare in qualche modo anche il futuro. È un futuro che passa attraverso la rete, attraverso le web series molto di moda in questi ultimi tempi. E poi ci sono naturalmente tanti riconoscimenti e tanti temi che la fiction affronta nella realtà di ogni giorno. E così dal 13 al 19 settembre l'Auditorium Parco della Musica di Roma ha ospitato l'ottava edizione del Roma Fiction Fest, l'evento clou della fiction e del mondo dell'audiovisivo italiano. La fiction televisiva, come tutte le forme di espressione nuove, ancora in fase sperimentale, è più interessante, più creativa, più stimolante della maggior parte della produzione cinematografica corrente. È quel prodotto, insomma, che appassiona sempre di più il grande pubblico, come sostengono al microfono alcuni dei premiati all'interno di questa ottava edizione. Il potere della fiction è quello di poter raccontare tutto. In Italia si sperimenta ancora poco, diciamo, è ancora una fiction generalista relativamente ai prodotti americani e inglesi, che sono più invece di ricerca oggi, sia nei plot narrativi che nella costruzione dell'immagine e della fotografia. Diciamo che noi tendiamo quasi a sperimentare più al cinema che in televisione, mentre invece loro fanno esattamente il contrario. Al cinema offrono dei blockbuster importanti, ma diciamo basati molto sugli effetti speciali e su dei plot oramai sempre più, mi pare, fantasy, fantascientifici, eccetera. Mentre invece sulle linee narrative della fiction hanno veramente sperimentato tanto. Noi credo che dobbiamo fare un passo avanti in modo di non raccontare solamente la mafia e la famiglia. Sembra che in Italia noi per primi ci diamo dei luoghi comuni: paese del sole, della pizza e del mandolino, però se poi continuiamo a fare questi prodotti che io amo, li faccio e vanno bene, è un discorso che va un po' al di là. E poi mi piace ricordare che sono il primo che ha fatto la fiction italiana, perché la prima fiction italiana è stata dei ragazzi della terza C. È verissimo. La nostra fiction in questo caso, Romeo e Giulietta, è una rilettura di un romanzo shakespeariano ambientato questa volta nel Medioevo, che cerca sempre di più di avvicinarsi ai giovani del 2014, ai giovani del nostro secolo, quindi raccontando una storia d'amore per eccellenza, ma cercando di avvicinarsi un po' di più a quello che è poi in realtà un mondo dei giovani, che sono poi Romeo e Giulietta. È vero, e tra l'altro siamo felicissimi questa sera perché abbiamo trionfato, ce l'abbiamo fatta con furore il vento della speranza, abbiamo vinto questo premio e quindi è un incentivo a crescere, a migliorarsi, a sperimentare, siamo orgogliosi e contenti. La fiction, possiamo dire, è un prodotto del futuro, perché ecco, appassiona sempre di più, piace sempre di più, e poi ci sono anche le web series che ormai si aprono anche verso le nuove tecnologie, verso internet. È vero, stanno spopolando anche queste serie via internet, vanno sempre meglio, in crescendo, quindi speriamo si continui su questa linea, insomma. Speriamo. Prossimi progetti? Credo il seguito di Furore, però lo diciamo in punta di piedi perché essendo andata bene la prima serie credo che insomma si faccia una seconda, e poi c'è un'altra fiction insomma che si sta un attimino organizzando, quindi siamo ancora nella fase embrionale, però penso che vada in porto anche questa, non ne parlo ancora. Sì, tantissimo, io sono grata per tutto il resto della mia vita perché grazie alla fiction insomma c'è stato per tutti noi attori, principalmente per me in questo caso, tanto lavoro, e quindi grazie. Adesso siamo qui per Furore, una fiction che è andata su Canale 5, ha avuto un grande successo, e vediamo dopo questo premio, ci sono delle cose che bollono in pentola, ma finché noi non firmiamo naturalmente non lo diciamo ancora. Io intanto auguro che Furore possa avere una vita sua e una continuità. Intanto godiamoci questa bella serata. Sì, grazie, piacere di conoscervi e un abbraccio a tutti voi. Sì, grazie, è bellissimo, io sono felice soprattutto che ci sia tutta la squadra, che ci siano i registi, i produttori, insomma, che è un successo di tutti, oltre che mio ovviamente. Poi la fiction è un prodotto che appassiona sempre di più il pubblico. Soprattutto quando è bella, le persone amano vedere le cose belle comodamente seduti sul proprio divano.
Sì, e soprattutto quando è di qualità, quando è internazionale, perché Gomorra la serie ha un respiro internazionale. Per la prima volta una serie viene considerata all'estero, viene apprezzata soprattutto all'estero per la qualità del prodotto, per la qualità degli attori, per la qualità della regia, quindi è una bella soddisfazione. Durante il Roma Fiction Fest le sale dell'Auditorium hanno ospitato il meglio della serialità televisiva italiana ed internazionale, proiettate poi numerose anteprime. Sul pink carpet il pubblico ha avuto l'occasione di incontrare i propri beniamini. Questo festival vuole rappresentare una mappa quanto più possibile fedele della nuova fiction, spaziando tra generi diversi e apparentemente lontani. L'elemento unificante però è costituito dalla presa d'atto che tutti questi generi messi insieme costituiscono un puzzle complesso, fedele però nello stesso tempo all'immaginario contemporaneo. Numeri da record anche quest'anno per l'ottava edizione del Roma Fiction Fest, con 7 giorni di proiezioni, 43 anteprime internazionali, 6 anteprime italiane e poi 7.265 minuti di proiezione complessivi. Inoltre ospiti internazionali, scelti tra i migliori rappresentanti dell'industria dell'audiovisivo mondiale. Una manifestazione che appassiona sempre di più, come la fiction appassiona sempre di più il grande pubblico. Ah sì, siamo tutti appunto vittime della fiction, io sono proprio, ne guardo di tutti i generi e tutti i tipi, italiana, nord europea, americana, sottotitoli in giapponese, cioè scarico, che non si dovrebbe ma scarico. Però insomma, ci piace assai la fiction, ormai è la televisione migliore. E ci si proietta in un prossimo futuro proprio con le web series, che sono le più seguite? Beh, sono fantastici. Tutti i giovani ragazzi delle web series sono diventati registi cinematografici, e, no? Se pensi ai Pills, al Terzo Segreto di Satira, ai Jackal, cioè, sono tutti amichetti miei che hanno delle qualità straordinarie. Il web ti dà la possibilità di sperimentarle senza spendere molti soldi e farti notare, insomma, il valore e il merito che hai, quindi non è male. Scende dunque il sipario su questa ottava edizione del Roma Fiction Fest, come sempre con tantissime emozioni. Per 7 giorni l'Auditorium Parco della Musica è diventato ancora una volta una sorta di osservatorio astronomico, dove il pubblico è tornato ad osservare dal vicino le stelle, quelle stelle che, come dire, hanno rappresentato il vero palcoscenico dell'evento, guardando proprio alla fiction per capire e comprendere la realtà. L'appuntamento ora è per la prossima edizione di questo prestigioso evento. Prima di congedarci però, alcuni dei protagonisti al nostro microfono decidono di salutarci così. Per la voce dello spettacolo un fortissimo abbraccio a tutti voi. Ciao voce dello spettacolo, un abbraccio grande grande da Maria Pia, che era Donna Emma. Un abbraccio alla voce dello spettacolo.